uguali. Qui questo non c'erano mai. Trovo che sia uguali. Un valore aggiunto il fatto che non siano uguali. E voilà, beh, non è uguale, però diciamo che. Vedi? E vedi, andiamo a vedere in quello. Un attimo. Dai, prendili tu. Vieni te con me. Li ridiamo al nostro Sherpa, com'è? La luna, l'amore. Tra l'altro oggi è una giornata stupenda. Oggi è una giornata veramente bella. Cielo terzo, A settembre, è il meglio ancora perché c'è meno foschie. Eh beh, oggi già un po' più freddo, allora se vai su all'Altenberg vedi un mondo. Ma ascolta, il capezzone rimane di qua? Appena sulla destra di sulla destra, là. Perché io tanti anni fa ero andato su con Gilberto Carpo che conosco. Ah sì, ma c'è sì. Ancora il Gilberto Carpo? Sì. C'è ancora? Sì, c'è ancora. Sì, sì, perché abbiamo fatto questa camminata che è un bel pezzettino. Sì. Prima operazione. Allora. Mazzo che macchinario. Questa è in ghisa ancora, quella è proprio. Tenete le mani in tasca, eh! Via, 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 via! Perché qui si bucciano, si bucciano! Mi pare che sia un pezzo di fatto. Se tu andiamo un po'. Eccola qua, il gioiello di famiglia. Questo è un gioiello. Ma questo legno che tu utilizzi è secco? Questo qua no, un po' stagionato, questo è acero. Ma è già secco? È acero. Per fare i truccioli è meglio che sia un po' verde. Un po' verde per fare i truccioli. Non mi piace vedere il sole. E qui si fanno tutti uguali. Qui, se lo portiamo giù da te questo tonno, che bello. E vengono tutti i bambini delle scuole di tutta la zona. E poi qui c'è questo sangue di legno che sta di questo per una bambina. Sì. E qui ho potuto lavorare per la cucitura. Questo qui c'è un tornietto che un po' di anni li ha. Del 9. Del 1909. 9. Martinoli Ernesto. Mai cambiato niente il motore? Sì, sì. Questo no, questo ha girato fino al 50 con l'acqua. Là nel fiume, là. E poi, cioè, sono andati qua in due strumenti. Perciò la parte da giù è il motore elettrico. Adesso sì, c'è il motore elettrico. Che ho tirato via 380, non c'è via. Questo qua invece è uno che li fa a mano come quelli là. Sì, sì, sì. Quello è un motore. Bellissimo, bello, bello, bello. Capito. Ma è bello soprattutto vederlo proprio nascere da un pezzo di legno praticamente. Un pezzettino di legno, ma tu qualsiasi legno o ci sono legni per fare queste cose, non ha che importanza il legno, nocciola, va rubigna, benissimo. La rubigna va bene. Ma rubigna, tutto quel che vuoi. Castagno. Guarda, questi sono tutti i martelli che vanno nei campeggi, guarda qua. No, come sta? Che bello. Guarda qua, però mentre ti e questi sono i manici sono tutti uguali perché sono fatti a macchina. Ah sì? Con la macchina di... Che bello. È stata la rivoluzione quel tornio lì. Questa qui è la macchina che li fa tutti uguali. Questa, sì, questa qua sì. Qui c'è una coppia.
puoi fare un rocchetto, puoi fare una, cambi questo pezzetto di legno, fai il profilo. Qui c'è questa cosa che copre il profilo, vedi? Sì, sì, è la dima. È una dima. È una dima che praticamente segue il profilo e lo riporta qui, giusto? E li fa tutti uguali. E sono precisi in questo caso, cioè vengono proprio... La... Che il Martinoli è stato bravo, si vede, se uno è intelligente si vede. Il blues l'ha fatto che pesava 10 volte questa e non serve, bisogna essere capaci di avere le proporzioni. Certo. Per fare un lavoro leggero così basta 120 kg, non 5-6 quintali. Ma adesso la mia domanda è un po' questa, visto che sei uno degli ultimi artigiani qua della Vastrone, no? Che fanno ancora questi lavori, ci sono, però in futuro chi è che poi li farà? C'è qualcuno che impara, tieni delle lezioni? No. Basta, finito. Finito, i giovani. Tutti sul cellulare tutto il giorno. Ma non trovo neanche più l'amoroso se fanno queste cose. Pensate sì. Qua devo tenere perché il sindaco Chiuo Sestri, ci sarebbe l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, che vorrebbe le mie cose lì, e allora le porterei giù. Perché qui la Valstrona è stato anche un po' il regno dei partigiani, sì, perché se nascondevano, diciamo. Qui in piazza qua no, fucilati. Eh sì. Vai là a vedere, c'è cosa. Eh sì. Sì, sì, no, no. E tu la conosci bene la storia, perché la Valstrona era... Eri un bambino, ma ti ricordi qualcosa? Sì, sì. Sì. Quando mi ha detto del vetro, ce n'era uno che faceva anche dei cosini di vetro. Vetro soffiato. Lui faceva le vetrate artistiche. Un anno è venuto uno. Sì, sì, sì. Mi ricordo. Io sono venuto subito quando faceva. Sì, ma quello là che dico io era magro, alto. Sì, quello lì era magro e faceva proprio solo quella tecnica lì. Io facevo vetrate. Se vai a Loreglia, ecco. La chiesa di Loreglia, ci sono dentro 3 vetrate artistiche, le ho fatte io, con scritto Ora e Te Labora. Tu hai scelto la qualità. Ma sì, diciamo che ho puntato in quel settore. Esatto, esatto. Qui siamo invece nel... Guarda qua che bello. No, questo qui è un mixer praticamente. Una vecchietta l'altro giorno è venuta e ha detto: cosa corta quel mitragliatore? È vero? No, lo regalo a mio nipote che c'ha un po' di baracche lì. Questo qui è un mitragliatore della seconda guerra. Come? Della seconda guerra. Sì, sì, tutto così. Con questo angolino qua c'è la prima. Ah, questa è la prima, sì, la parte di qui è la prima guerra, 15-18, queste. Guarda un po' che c'è lì, lui. Piana Mario Forni. Guarda un po' l'ultimo arrivato lì, prendilo poi Mario. Questo? Quello lì è il primo chiamato, prendi mano, prendi sì, mano. Sì, sì, no, ma lo il primo chiamato fucile. Che roba. Senti anche il peso? Mamma mia. Quello lì ce l'aveva anche Napoleone, che è andato in Russia. Inquadriamo bene questo perché è veramente un pezzo... Con la baionetta, questo qui immagino che lo caricavi da sopra, giusto? Caricavi la polvere da sparo, mettevi dentro la bacchetta lì, una palla di piombo. Si metteva una palla, prima. Ma il peso, sì. Tu pensa che andava in giro? Questo qui, sai chi li hanno? Quelli della milizia di Bagno. Hai mai visto la milizia a Bagno? No. Quelli là vestiti da Napoleone. Ah sì, 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 sì. Quelli lì hanno quei fucili lì. E questo qui tutto, e questo è tutto, fa parte della prima guerra. Quella parte qua. Quel cassetto lì in dessù, sì. E quello invece è un mitragliatore. Sì. Che marca è? Questo qua è inglese, si chiama Bren. Si chiama Bren perché BR è Brno in Cecoslovacchia dove l'hanno fatto. N è la famiglia inglese che l'ha progettato. Fare proiettili come questi. Questi tra l'altro sono... Se leggi qua c'è la data del 40. Ma questi sono ancora buoni. Questi qui sono ancora buoni. Buoni. C'è il bossolo carico. Del 41.
Se leggi c'è la data. 41, 42. Bello. Dopo io li per i bambini li faccio in legno. Vedi? Questo è un po' il moschetto. Ah, che bello. Legno di noce. Ma che bello. Ancora i vecchi giochi fatti proprio in legno, così, cioè non li trovi. I tedeschi fucile tutti, tutti. E i tirasassi lì. Sì, sì. Solo i tedeschi. Le fionde. E queste sono proprio le, diciamo, delle giacche. Queste qua sono finte, però uguali alle originali. Ah, come diverso. Questo nazista è fucilato. Questo qui me lo ricordo, tu l'avevi portato a Madonna di Campagna, forse. Una volta che te lo sei, me l'hai fatto mettere, sì, me l'hai fatto mettere. E può darsi, può darsi. E qui diciamo è un po' un museo. Può darsi, e poi invece sparavano i merli. Può posare questo piatto? È tutto piombo. Eh? Non è che pesante. Può posare. Può posare. Può posare. Ci rimane male. Poveri merli, questi sono tutti merli salvati, si sono salvati.